Adesso tu parla al microfono, lui gli devi fare una sega. Vai. Ecco, i primi 10 secondi del video. Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo nuovamente insieme a Retta, che ci porta la sua deck profile di Vulcan. Da quant'è che Vulcanic non è almeno for fun? Sempre. Adesso 2007 probabilmente, tipo. No, forse in Edison non si gioca lo stesso, no? No, speravo in una conferma di Buzz. Non è Edison questa. Cosa fare? No, Vulcanic in Edison. No, Vulcanic molto dopo, quando è uscita la trappola continua. Okay. Edison ancora non c'era. A posto. Con le guardie che rimiscono 4 e peschi 2. Sì, vado, sto zitto. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Darkstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram. Contattatemi, mandatemi le foto, se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, vi lascio col mazzo sovrapprezzato comprato da Red 10, che probabilmente non farà niente. Io quando hai detto ovviamente, ho pensato adesso, dice ovviamente il mazzo di merda ce lo porto. Questo è scontato. Vulcanic. Cos'è? Mazzo burn. Per Yu-Gi-Oh! Quando senti la parola burn la gente si spaventa, no? E questo mazzo lo fa bene? No, non lo fa bene. E c'è una combo molto specifica per effetti cappare a suon di burn. Come ho detto è molto specifica, di conseguenza non mi piace. Mono entrap non la fai più, se peschi non bene non la fai, non ne vale la pena giocarla secondo me. Però non è male. Comunque, il fatto che il mazzo abbia qualcosa da fare è piacevole. E il mazzo prenderà un gran boost quando a gennaio, finalmente a gennaio, uscirà Bonfire. E mi permetterà di togliere uno dei saccini che ho attualmente nel mazzo. Che anche questo è un mazzo molto instabile e che richiede una marea di saccini. Andiamo, giochiamo solo quelli noi. Cominciamo. Due Emperor. Questa è la risorsa principale del mazzo per bruciare, perché questo mazzo vuole bruciare. Allora, non potete evocarlo normalmente nel posizionarlo. Si può specialare da mano cimitero solo rimuovendo tre mostri piro da cimitero. Tre per forza, mi raccomando, Tre mostri piro da cimitero oppure un acceleratore fiammata da terreno o cimitero. Entrambe le cose, sia i mostri che l'acceleratore fiammata, sia da terreno che da cimitero. Quando entra, brucia 500 per ogni mostro piro che avete rimosso e setta una trappola vulcanica da deck. Questo è il motivo per cui il mazzo funziona, siamo onesti. Questo è l'obiettivo del mazzo e tutto quello che il mazzo vuole fare. Tu metti questo, qualcosa l'hai fatto male, però l'hai fatto, va bene, forte. Inoltre, ogni volta che l'avversario evoca specialmente, questo brucia 500. Questo brucia una metà abbondante, se non più spesso e volentieri, da anni che farete l'avversario. Comunque, carte brutte, mamma mia. Tre razzo vulcanico, mamma mia, che ricordi. Questa la giocavo quando avevo 10 anni, perché 1900 d'attacco, che forte. Su Summon ha da un acceleratore fiammata. Ok, questo ovviamente porta stabilità al mazzo. Il mazzo non è stabile lo stesso. Comunque è una delle due norme che abbiamo, quindi la gioco. Altra norma, questo è quello nuovo, il Bone Trooper. Questa è forte, questa è una carta forte, non gli può di niente. Su Summon ha da una carta Vulcanic qualsiasi, che è veramente solido il fatto che sia carta, perché ce n'era bisogno. Se fosse stato un mostro avrebbe fatto schifo. E anche un altro effetto, ovvero potete scartare una carta alla mano per evocare un token sul terreno dell'avversario. Il token è Piro 1000 poco ovviamente. Se quel token va spaccato, l'avversario perde 500. Il token serve per le combo, sì per bruciare, anche per lockare l'avversario con Gozen a coglione. Tre Scattershot. Questa è l'interruzione più forte del mazzo, quello che in teoria si gioca per vincere al tempo. Che forte Scattershot, ragazzi, impressionante. Allora, cosa fa sto coso? Quando va al cimitero, l'avversario perde 500. Se è stato manato per effetto di un acceleratore fiammata, ne mandate altri due dal deck, spaccate tutti i mostri dell'avversario. È forte. Il problema è che se c'è un in mano, piangi. No, se c'è più di un in mano, piangi. Se c'è un in mano va bene, non devi dartelo in modi storti, quindi ok. E ovviamente se uno di questi risolve, va al cimitero per l'acceleratore fiammata, sende gli altri due, sono 1500 danni totali. L'altra carta forte del mazzo, ovviamente è nuova, perché le vecchie figuriamoci. Non mi ricordo come è il nome d'inglese di questo coso, però in italiano si chiama percussione anulare, che ok. E questa cosa viene mandata al cimitero, può fare uno dei due effetti, può farli entrambi in un singolo turno, fondamentale perché altrimenti il mazzo non funzionerebbe neanche per sbaglio. Allora, o si può rimuovere per mandare un'altra carta, un altro mostro vulcanico da deck al cimitero, oppure può bandire un acceleratore fiammata da terreno cimitero per attivare un acceleratore fiammata da deck. A cosa serve? Oh, non era niente. No, mette la trappola, fortissimo. Fortissimo, spacca. Perché lo gioco? Boh. Ci piace fare numero in mano. Questa cosa quando va, in realtà è molto utile quando va al cimitero, paghi 500 e ne ha di un altro. È molto utile per continuare a avere nomi in mano, continuare a poter giocare, continuare a riciclare pezzi. Dopo vi spiegherò come si riciclano i pezzi. Mono Kaiju Serciabile, perché è un Kaiju Serciabile, quindi tocca giocarlo. Mono di main e altro di side. La side non la faccio vedere perché varia tipo ogni due giorni praticamente, col meta che si evolve. Questa cosa ha anche degli effetti, non li ho mai letti perché non servono. Il nostro primo acceleratore fiammata, grazie a tutto quello che esiste, ci hanno scritto vulcanico qua al
altrimenti era un bordello, altrimenti era terribile sta carta, orribile. È comunque orribile perché bisogna attivarlo mandando un acceleratore fiammata da deck al cimitero, e quindi siamo costretti a giocare l'acceleratore fiammata vecchio. Allora, cosa fa questa cosa qui? Una volta per turno vi fa specialare un mostro vulcanic da mano, poteva essere da mano al cimitero, bastardi, da mano e basta. E una volta per turno targetato un mostro sul terreno dell'avversario, senda un mostro piro livello 1 dal deck al cimitero e lo spaccate. E noi in un po' ci prendo. Ovviamente si senda percussione anulare, logico. Guscio se avete già percussione anulare in mano, però ok. Non vi spiego cosa fa quello vecchio perché è letteralmente fodder da mandare di questo qui. Comunque, se andate secondi in realtà non è malissimo. Cioè, mandate un piro con 500 attacco meno da mano, spaccate un mostro sul terreno dell'avversario. Ignorante. Ejection, questo non ricordo come si chiama in inglese. Questa vi fa mandare. In realtà la carta è forte. Non si chiama Volcanic perché vaffanculo, non si chiama Volcanic. Non so perché non si chiama Volcanic. Dovrebbe essere scritto Volcanic qua. Comunque, manda un mostro piro da deck a cimitero. E poi puoi fare uno dei due effetti. O fai danno, cioè bruci in base al 100 per il livello del mostro che hai mandato. Ma tanto mandi quasi sempre livelli 1. Oppure metti token sul terreno dell'avversario. Come ho detto prima, i token sono forti. Quando il token va spaccato, l'avversario perde 500. Anche qui. La carta è forte. Questo lo chiama Volcanic. Vaffanculo. Quando reload, questo è un altro acceleratore fiammata per chi non avesse capito. Ed è quello che si attiva del secondo effetto di percussione anulare. Il nome di questa carta diverte acceleratore di fiammata quando è sul terreno. Non gioco comunque destino fuoco vulcanico, quindi no. Durante la main phase puoi mandare un vulcanic da mano al cimitero per pescare uno. Questo vi fa partire scattershot nel caso non si fosse capito. Se ce l'avete in mano, si può fare un argomento per cui il secondo effetto, ovvero che quando è al cimitero si può bandire per mandare vulcanic da deck al cimitero, si può fare un argomento per cui si può giocare Foolish Burial Goods per mandarlo al cimitero e avere lo scattershot garantito, perché non dovete averlo in mano, dovete averlo al deck. Il problema è che l'engine vulcanic è enorme perché altrimenti si bricca. Quindi non lo so. Io non sono stato in grado di mettere le goods. Non lo so. Sarebbe da trovare qualche spazio. Non voglio mandare il massa a 43. Le due trappole Volcanic. Queste sono carte decenti. Non ho niente da dire di base. Spesso e volentieri mettete questa di Imperatore. Quando l'avversario attiva. Ovviamente una volta per turno. Quando l'avversario attiva un effetto di mostro sul terreno. Perché anche qui vaffanculo. Non poteva essere mostro e basta. Se no è troppo forte l'archetipo, no? Bandite mostro più dal cimitero. Bruciate 500. E poi potete annullare l'effetto. Come se fosse una scelta, no? Che c'entra più? Anche un altro effetto meno utile, ma in realtà sì, perché fa riciclare pezzi. Durante la phase del turno d'avversario targetate due piro banditi e rimischiate nel mazzo. Qual è il problema? È che voi di imperatore volete tenere i piro banditi per fare più danno, quindi dovete regolarvi. Io normalmente rimischio almeno uno, perché più altro poi voglio rimischiare una percussione anulare per riciclare e rimandare pezzi al cimitero, per bandirli di imperatore per rievocarlo. Però boh, si può anche non fare il secondo effetto. Torna utile indubbiamente, ma turno 2 può non fare. Altra trappola più situazionale. Qui si può fare un buon argomento per cattarla, per quanto mi riguarda. Io la gioco per il semplice fatto che a volte è ignorantissima. Perché che succede? Imperatore può essere specialato una volta per turno. Non solo al suo effetto, in generale può essere specialato una volta per turno. Questa attivazione puoi fare uno di due effetti. O tributi un mostro piro in campo e bruci in base all'attacco del mostro piro. E full se era un mostro dell'avversario, metà dell'attacco se era un mostro tuo. Cazzata, comunque. E oppure puoi specialare un mostro piro da deck ignorando le condizioni di evocazione. Quindi potete schiaffare dentro il secondo imperatore. Con due imperatori in campo, che significa che fate 1000 a ogni special che l'avversario fa. Considerando che gli avete già fatto almeno 2000, più sui 2005, a volte anche 3000 all'inizio del vostro turno, vuol dire che l'avversario non può, cioè può fare 5 summon e dopo ha perso, letteralmente. Avanti con le carte per la stabilità. Ita, ci piace Ita. Scarta se stessa un mostro fuoco, aggiunge mostro fuoco con attacco superiore al mostro che avete scartato. Il mazzo bricca. Servono carte per non bricare. Small world perché il mazzo bricca, servono carte per non bricare. Small world con i nostri due carissimi bridge, perché in giro ne gioco due, che sono Kurikara e Dogoran. Sono due carte utili. Mi piace giocare Kurikara come bridge small world. Di recente sto prendendo molto molto la voglia. Se posso usarla come bridge small world, la uso, è forte. Che gli vuoi dire? La carta che nessuno si aspetta, ovvero Parallel. Che serve sto coso? Il mazzo mette tipo una negate, due negate, una negate e mezzo, non lo so. Non nega, ma non ha negate il mazzo, non ha interruzioni. Manco se glielo chiedi per favore. Se vedete uno di questi cosi in mano, potete fare la combo di Terrerz e mettete Terrerz. Almeno avete un negate di magia trappola per non prendervi buco nero. Non lo so, email di Dark Ruler, quello che è, insomma. Per quello ve lo prendete lo stesso. Comunque, spoiler. Trash, perché unica entrap che gioco, a parte i tre kaiju semoventi, uno searchabile, due bridges small world. Questa è una carta ufficiale sala, quindi Siriada di Wolf. Ok, questa è Radiamo di Wolf, è per quello che la giochiamo. Anche quelli cara Siriada di Wolf. Extra, altro mazzo dopo Water Painter. Quell'extra è per lo più cose a caso. È questo perché gioco la combo Terrerz, ma in genere l'extra è proprio dato lì qua dentro. Giocate Wolf, Ita e qualcosa che vi aiuta a fare da pushare, basta. Comunque, in Kurivo avete visto, ci sono un sacco di livello 1 e anche soltanto fare normal di percussione anulare. Link 1 è una buona giocata. Decoder, combo di Terrerz.
Day. Per chi non sapesse cosa fa questo coso qui, quando viene mandato al cimitero con materiale per un Link con 2300 più l'attacco di speciala e poi va bandito. Wolf è il Link 2 che fate molto standard, questo coso lo fate sempre. Il problema del mazzo è che la brut finale, oltre al fatto che bricca, perché anche bricca, però non bricca così tanto, dai, è che la brut finale è Wolf Emperor e magari un paio di settate. Fa schifo, me ne rendo conto, lo so. Wolf è forte. Phoenix, perché non lo so, Link generico alle ale. Ita, tutti fuoco vicino a Link line bar nella vita, si gioca Ita. Lui non lo uso letteralmente, penso di averlo usato una volta nei innumerevoli duelli che ho fatto con questo mazzo. Prima che devi farlo con Emperor, che in realtà è utile perché tendi Emperor e poi lo rievochi bandendo e quindi bruci di più. Però è difficile, torna utile veramente poco. Itzol è il motivo per cui Sunlight Wolf e Link Uribo fanno Itzol. Il mazzo non disegna per niente pescare. Il mazzo vuole pescare, ha bisogno di pescare perché finisce le risorse molto velocemente in realtà questo mazzo. E le poche volte che è riuscito a fare Itzol torna utile. Unicorno, perché come ho detto nella profile di Painter, lo usiamo finché non esce Little Knights e poi si giocherà solo Little Knights, niente altro. Roboros, perché Link generico ed è francese. Avramax, Link generico. Metto il mazzo, cioè a parte le cose per fare per Hertz, il mazzo non ha bisogno, e ovviamente Ita e Wolf, il mazzo non ha bisogno di Link particolari. Gioco cose per coprire più matchup possibili. I mazzi auto perdono da Avramax, quindi nel dubbio lo giochi. Alcuni mazzi prendono un cazzo fotonico da Zeroboros, quindi lo gioco, ma niente di particolare, insomma. Apollusa, questo motivo, a volte capita di farla. Axis Code, a volte bisogna chiudere, ecco che entra in campo Axis Code. Allora, discorso serio adesso. Il mazzo brucia tanto, di conseguenza spesso e volentieri questo coso qui è abbastanza per chiudere anche da solo. E se questo coso qui entra, brucia tutti i mostruzioni avversari e può attaccare diretta, avete vinto. Non serve qualcos'altro per fare 8000, perché di base 3000 li fate sempre, sempre. L'avversario arriverà sempre a fine del suo secondo turno con meno di 5000 life point, sempre. Goddess, perché sennò i grossoni non si autano neanche per sbaglio. Sì, lo so, un Kaiju cerciabile, ma non mi fido, voglio avere un auto d'extra. E Link generico, Terrorz e il target di Terror. Sto riflettendo molto forte sul togliere uno slot di extra. Non so ancora chi, probabilmente The Roboros. Come usate Roboros e Avramax comunque. Per mettere anche Aggregator, Melogic Aggregator, come secondo target di lui ovviamente. Allora, se vedete Parallel, fare questo è forte. Vedete Parallel, lo fate automaticamente, non serve proprio. Veramente, penso che Normal di Trooper più Parallel, questo lo fate. Perché no? Parallel sono tre slot, lo so, sono tre slot che potevano andare giocati per Entrap, Utility, qualsiasi cosa. Il mazzo fa schifo andando secondo, ma soffre anche andando primo, perché spesso e volentieri si blocca da mono entrap. Quindi se Parallel lo può aiutare a fare qualcosa anche dopo essersi preso una entrap, onestamente preferisco. Per andare secondo c'è comunque già la side, uno ci prova. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento, ovviamente, se Vulcanic doveva rimanere nel 2016 o è potuto tornare. 2016 è molto recente però comunque. Non mi ricordo. 2006? No. No, cioè, dopo uscita il supporto. L'ha detto Buzz prima, porca troia. Cosa? Non lo ascolti? Quando era uscita la trappola dei Vulcanic? Dopo God. 2006. La trappola continua. Non mi ricordo quando, ma dopo God è entrata meta in Vulcanic Control con gli scattershot, con le guardie di fuoco. Ma era il 2013. 2013. Sicuro non è God. Ok, doveva rimanere lì o poteva tornare? Io aspetto i Bonfire e poi giudico, perché senza Bonfire ti fai dei meno assurdi per cercare le carte che vuoi giocare. Con Bonfire. Aspetta, quella di Agov? No, l'ho scoperto anch'io adesso. Non esco in Agov, esco in un set di merda che esce tipo Animation Chronicle delle nostre. Io ho visto Maze of Millennium. Ho visto. Da loro sono in Agov, infatti, Bonfire. È questo? Da loro sono in Agov. Non erano messi in un set a caso dopo per qualche motivo. Sarà un Battle of Legend. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!